E dopo una bellissima scampagnata a Cromleburgo si riparte per l'avventura. Si intraprende il percorso 11, Via dei Riflessi. E qui ci sono un po' di allenatori da sfidare. L'obiettivo di oggi è arrivare a Iantaropoli e sfidare la capopalestra Ornella. E a Iantaropoli c'è un indizio, o meglio, qualche delucidazione sul segreto della mega evoluzione. Direi che era anche ora che si iniziasse a sapere qualcosa. Che c'è qua sopra, oh? Ah, qua c'è la lotta aerea. Ho premuto totalmente a caso! Io ho il vizio di premere sulle rocce, perché ce l'ho da Pokémon Rubino e Zaffiro più o meno. E ho premuto A, anche qui è Forte Nuovo, che bello! In realtà dovrei avere dei Pokémon volanti per farla. E a meno che non mi ricordo se potevo usare tutti i Pokémon o solo quelli volanti. Se potevo usare solo quelli volanti. Madonna, sta in aria. Eh sì. Solo quelli volanti. Bumpy! Snorlax in aria, bellissimo. Oh, allora, Bumpy ha esplosione. Questa in casi estremi contro la campionessa, ok? Provo un attacco disperato. Niente. Allora, ha fallito fuoco bomba. Ne ha almeno altre tre. Ah. Prima ho fatto pugno scarica perché dico, vabbè, ormai me la rischio, vada come vada. Perdo Vampi, metto Mega Absol. No, devo provare a tenermi Vampi. Ok, allora, o ne ha 5, o ne ha 6, 7. Ah. Vampi, hai combattuto bene fino ad ora. In teoria sarebbe persa la Nuzlocke. Però era una lotta aerea uno contro la squadra intera. Io avendo solo un Pokémon volante, l'ho potuta fare in questa maniera, altrimenti non me l'avrebbero neanche fatta fare. O 7. Vai insieme all'amico Lyron. Oh, non vuole andarsene. Ehi! Va bene, andiamo con Sharpedo. Bene, e ora sfide su sfide ancora! Ok, un po' esagerato, credo. Sarebbe dovuto succedere prima o poi che ne avrei persi un paio di fila, ovviamente, ma. Non pensavo così presto, accidenti. Bravery, vai. Un altro Pokémon da allenare. Ok, questa è la Grotta dei Riflessi. Nuova cattura. Vediamo un po' se troviamo qualcosa. Chi è? Toh. Drimbol, l'ho trovata, la uso. Che ne so. Eh certo. Cascoon, tutto grande. La strada qua non me la ricordo per niente. Palla di neve, così. Ma tanto. Però è bella sta grotta, eh. Devo ammettere che, ragazzi, c'è poco da fare. Il level design di Pokémon Y e X è davvero bello, dai. Vabbè, la strada l'ho trovata perché purtroppo è dritta. Quindi non posso farci niente se è dritta. Porca miseria! Su chi? Ti fallo su Envel. Ma porca miseria! They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine. Boh. Vediamo di arrivare a Iantaropoli e di. Guarda, ormai non mi fa più neanche caldo. Cascoon, che. Lo faccio evolvere ora, Cascoon, dai. Guarda! Inserire copypasta qui. Le cose che poteva diventare. Questa è la peggiore. Punto è, la squadra è questa ora. Sì, devo tenermi Vaporeon perché sì. Ho deciso di avere lui in squadra, di far evolvere Cascoon, quindi ora me lo tengo. Envel, quando troverò una pietra lunare, farò evolvere e vediamo che roba esce fuori. E
Dai, io voi due. Il viaggio sta andando bene, grazie. Ora devo andare a sfidare la palestra. Mi dà la mega pietra. È un sasso suggestivo, non è una mega pietra. Ma per favore, vado, io vado, sì, ciao, eh. Alla prossima. Vai, in bicicletta, saliamo tutto. Yeah, bello però. Ahoy! Hello! E beh... Ah, devo entrare qua dentro, certo. Quindi tu sei Link, il professor Platan mi ha parlato di te. Io sono il sapiente della mega evoluzione, un amico del professore. Beh, sapiente della mega evoluzione è solo un soprannome. Su, avvicinati. Sei solo? Oh no, sono arrivati, non volevo stare da solo col vecchio, no? A parlare dei bei tempi andati, quando i Pokémon erano ancora 151. Che poi più sono meglio è per me, eh. Manca ancora qualcuno, però. Le altre due non arrivano. No, me l'hanno dato questo sasso suggestivo. Ma è come se fosse stato Link a trovarlo, sì, perché lui me l'ha rubato da sotto gli occhi. E quindi, eccole qua le due arrivate. Però dobbiamo prima sfidare Serena, prima di poter avere questa mega chiave. Vai, Scarlet and Violet. Tanto per gradire un Darkrai. Ha missato un attacco. Bene, ho vinto io, dai. Andiamo a prendere sta mega evoluzione, su. A questo punto la capopalestra ci attende. Vediamo che cosa ha da sconfiggere, perché a parte i suoi skater che stanno lì, vabbè, questo non è un problema. Il problema sarà proprio lei. Qua con i pattini si va? Bene, sconfiggendo gli allenatori si alza una parte dello stadio per andare ad affrontare la nostra amica. Che guarda questo come pa... Guarda questo come pa... Mannaggia. Ma mi ha visto come? Vedi che è strutturata male sta palestra? È fatta proprio male. Come ha fatto a vedermi là dietro? Quando si dice avere gli occhi anche sulla schiena o dietro la testa, dipende da come vostra madre ve lo diceva. Eccoci qua. Dai, vediamo l'entrata in scena. La ballerina diventata. Eccomi, la grande Ornella è pronta a entrare in azione. Se sei così contenta, ti accontento allora. Scherzo, lo so che sono allenatore da non sottovalutare. Iniziamo senza indugi. Brava, così ti voglio. Subito dritto al punto. Ah, tipo lotta. Antoinette. Antoine. Tra l'altro... La lore di Antonio. Allora. Insidia, proviamo. Iniziamo con qualcosa. Idropompa, certo. Perché non volevo avere un altro Pokémon in squadra, no? Volevo che andasse KO pure questo. Va, idrocannone, ti do un assaggio di quello che dovrebbe essere un getto d'acqua, eh. Mi stai sulle balle, Baneri. E manda Gremiaio e cambio Pokémon. Poteva mandare Envel? Ah, non lo so. Envel è forte, le mosse sono sempre quelle. E poi è Gremiaio, non l'evoluzione, quindi... E poi l'evoluzione è strana, la maniera in cui si pronuncia. Proviamo con poco Psycho Shock. Zampillo. Buono, buono. Beh. E si può fare. Ok, Zampillo ora non fa più niente, perché già come perdi un po' di DPS, gli attacchi tipo Zampillo, Eruzione, già perdono tutta quanta la potenza. Quindi tranquilli. Oddio, dovrebbe in teoria curarsi, però andiamo sul sicuro, mi curo anch'io. Infatti, si cura. Ora curo. Curo perché non posso perdere Envel. Non so in cosa evolve. Perché non è che vado a guardarmi il log di quelli che devono ancora evolversi. Mi guardo quelli che già sono evoluti, no? Allora, Zampir... No, non lo reggo un altro Zampir. Cioè, lo reggo, ma non sono... Se fa brutto colpo, no. Voglio stare tranquillo, almeno con lui. Taglio Furia. Allora, è pericoloso Taglio Furia. Molto pericoloso. Già da turno 3 inizia a essere molto pericoloso. A parte che poi Zampito l'ha finito, a quanto pare.
super pozione. Mamma mia. Boia però, dai, questi brutti colpi. Niente par, e te pareva. Beh, giusto. Una super pozza. Se non fa brutto colpo, sì. Reggo bene, reggo. Ma non devi fare brutto colpo. Fortuna che ce l'ho le super pozze, se no era un problema. Dovevo cambiare, se no. Ancora uno schizzetto fai? Strano. Ce l'hai ancora? Ma... Fulmindenti... Oh, dai, attacca! Una mossa! Oh, alleluia! Andiamo cambio, però, perché un po' staccoci. Povero Ambel. Slaking, mamma mia, però, che cavolo! Slaking tra tutti, Slaking! Che poi il problema di Slaking non è tanto Slaking, ma il fatto che ha un attacco incredibile e che non ha pigro! Non ha pigro perché è una randomizer, quindi ha una... Una... Ehi, ma è del mestiere questo, no? Un'abilità a caso, se riesco a dire quello che devo dire. Tempe stretta, potrebbe farcela però, eh? No. No. Ipnosi, vai a dormire, ti prego, vai a dormire. Grande. Meno male, mi salvo per qualche turno. Allora... Tempe stretta è l'unica cosa che posso fargli. Non è vero, però posso provare tuono per vedere quanto gli faccio. Se becco un altro tuono è fatta. Ovviamente lo evitava. Se io ora lo manco, lui si sveglia, vuoi scommette? Ok, non manco, quindi non lo sapremo mai. Fatta, wow. Slaking è pericoloso. Molto pericoloso. Ma come? Come? Con tuono? Tra l'altro ho incontrato anche Shedinja. E aveva magia difesa. Comunque, ormai è fatta. Ok, posso usare anche Surf. Devo trovarlo, Surf. Oh, titolo è Mega Cerchio in cima alla Torre Maestra. Lottiamo ancora, questa volta come allenatore alla pari, in grado di usare la mega evoluzione. Ti aspetto in cima, insieme al mio Lucario. E noi ci aspetteremo lì allora. Ecco, ora ci siamo invece. Ornella, sono venuto a prendere la mega. Adoro questo posto. Quando guardo il cielo il mio cuore si calma e sento di poter raggiungere qualsiasi obiettivo con i Pokémon. Grazie mille per essere venuto fin qui. Questo è il luogo designato per la consegna del mega cerchio. Per non dimenticarci mai di puntare sempre più in alto. Bene, eccoti il mega cerchio. Bello. Che c'è Lucario? Ho capito bene, mi stai dicendo che vuoi lottare per questo allenatore? Quanto pare. Eh sì, tu dovrebbe essere un allenatore fuori dal comune. Ti andrebbe di lottare a fianco del mio Lucario? Lotterò anche con un Lucario. Due Lucari uno contro l'altro. Ho dato loro la Lucarite. Bene, bene. Forza, Lucario. Mettiamocela tutta! Ah, semplice allenatrice ora. Mac, wow. E Tyranitar può mega evolvere effettivamente. Sì, però che attacchi. Che attacchi c'ha? Sdoppiatore, Ingra colpo. Ma che cos'è? Ma per favore. Bellissimo. Questo ovviamente è previsto dal gioco per non farti bloccare. Probabilmente. Pestone. Sapete qual è la cosa divertente? È la prima volta che uso Mega Tyranitar. Davvero la primissima volta. Wow. Ah. Erede.
Che legame meraviglioso hai con la tua squadra, che forza unica. Grazie. Ce l'abbiamo messa tutta in questa sfida tra Mega Lucario. Con una affinità... insomma... Con una affinità così forte con i Pokémon sarei presto un esperto della Mega. Vorresti Lucario come tuo compagno di viaggio? Sì, spero che sia ancora Tyranitar. Sì, lo voglio, lo voglio. Ah, quindi ora facciamo proprio fisso? Mando Cascoon, dai. Ah, me ne posso liberare. È Tyranitar, meno male. Meno male. Oh, è il gioco che me ne fa liberare, quindi posso farlo tranquillamente. Triple T. Tyranitar Cube. È giusto. E finisce così la nostra avventura oggi? Ah, ok. E niente allora. Io ora scenderei le scale qui, eh. È un po' ripida la discesa. Oh yeah. La prossima meta è Temperopoli. E abbiamo l'antro talassico. Questo è uno dei punti più belli di X e Y. Peccato che una cosa buona non possa salvare un gioco mediocre. Però, oh, mica male.